Fuck yourself. Piss on the cocks like a motherfucker, kids bar turn into one. Shit piss fuck the cocks like a motherfucker, kids bar turn into one. They put the shoes in the motherfucker house with a big red dress. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova speciale puntata del Blink 182 Italian Show. Io sono Rick, non so se vi ricordate di me, facevo tempo fa questo programma. Non l'ho più fatto per ragioni che la tecnologia mi è avversa. Adesso ho questo tablet che non è mio, che sto usando perché devo fare appunto questa puntata, devo farla assolutamente perché ci sono dei progressi, scusatemi, riguardo alla Family Reunion Number 2, alla quale siete ovviamente tutti voi blinkers italiani invitati. Perché? Perché è la festa, è la nostra festa. Tempo fa avevamo creato un evento, avevamo mosso un po' un po' di voi, smosso un po' di voi, fatto un po' di casino, portatovi a conoscenza di questo progetto Number 2, perché l'anno scorso ci siamo trovati, eravamo un po' abbastanza, devo dire, abbastanza improvvisata, perché doveva essere Rick che incontra Elio Gomez, e alla fine è stata Blink-182 Italians admins che trovano i Blink-182 Italians fan, ma era di martedì, insomma. È andata un po' così. Quest'anno la facciamo gorda, non so se si dice, comunque la facciamo bella e la facciamo così. Abbiamo delle news che vi detterò, quindi tirate fuori il taccuino come si faceva negli anni 80 e scrivete la data ufficiale, quindi non se ne va fuori ragazzi, è il 20 luglio 2013. Perché 20 luglio 2013? Perché le scuole sono finite. Gli esami di maturità sono finiti. Chi aveva esami di profitto dell'università ha finito. Chi deve laurearsi probabilmente la settimana delle lauree finisce con il 20 luglio appunto. E è prima dell'agosto che solitamente gli italiani vanno in vacanza ad agosto. In più è un sabato, in più non ci sono concerti punk, pop punk, skate punk, oi, hardcore, ska, il programma, almeno non di livello, che uno dice no, vabbè, cazzo facciamo la reunion, suonano gli Aquabats. Quindi, il 20 luglio 2013, dove? A Milano, e qui non iniziate a scrivere, perché sempre a Milano, ragazzi ve l'abbiamo detto, per poter organizzare, dato che siamo tutti e sette nordici, o settentrionali, ci va me, cioè va, se volete che la facciamo dobbiamo per forza farla a Milano. Un giorno saremo talmente fichi da poterla portare a Palermo, a Caltanissetta, a Cagliari, a Nuoro, a Brindisi, ovunque. Però per ora ragazzi, Milano. Milano dove? Milano al Legend Club. Legend Club, che non sono mai stato, ma mi dicono che sia un bel posto, che sia facilmente raggiungibile con i mezzi e che vada bene. Non l'ho mai visto, non so, che sia blu, è blu. E, praticamente sto Legend Club, e come si svolgerà adesso voi vi chiederete questa giornata, perché io da Piacenza devo prendere e venire lì? Beh, semplicemente perché devo trovare la posizione. Semplicemente perché ci sono band, per ora solo due, ovvero i Something in the Backroom e i Plasters, It Plasters, che però suoneranno per il 60%
cover dei Blink, appunto in omaggio a questa band, alla nostra band, e il resto, il 40%, saranno pezzi inediti loro, nostri, visto che sono anch'io, con i Something in the Backroom, Edoardo con i Blasters. In ogni caso ci saranno altre band che vediamo di contattare, comunque non saranno solo due, saranno probabilmente quattro, quindi ci saranno altre due, e partirà alle 17, finirà verso mezzanotte, probabilmente ci sarà un DJ set finale, ovviamente piano, DJ set, non è che vi mettiamo "You Gonna Save the World", no, sarà un DJ set comunque inerente al punk, se verrà fatto, scanzonato, roba anni 90, probabilmente metteremo anche le Spice, che non sono punk, ma a me è lo stesso, e quindi sarà figo, non è che il DJ che arriva là con la camicia e mi mette su David Gate, no, no. E in più, cioè stiamo organizzando delle cose fighissime, tipo avanguardistiche, non so, si dice così. Comunque ci sarà possibilità di farsi foto con cartonati di Blink, quant'altro, piselli che volano, maiali volanti, nani, giocolieri, sputafuoco, draghi, di tutto. E in più ci sarà una sorta di contest nel quale ci vincerà del merchandising, official merchandising, nel quale dovrete venire lì e interpretare esteticamente un video dei Blink, quindi non so, la banana di What's My Age Again, Boomer, Spalding, non so, il tipo vestito da astronauta sul video di Apple Night. Comunque, boh, se sto contest, venite vestiti più strambi che potete riguardanti i Blink e vincerete. Poi, ultima notizia, notiziona, aprite bene le orecchie, ci sarà la possibilità di avere un grosso esponente dell'universo Blink, probabilmente, non è sicuro, però potrebbe esserci, con noi, si esibirà. Ho detto un esponente, non ho detto un membro dei Blink, prima che qualcuno si esalti troppo. Un personaggio che molti di voi conoscono, direi più o meno l'80% di voi conoscono e apprezzano. Lo stiamo contattando, pare ci sia un interesse reciproco sulla cosa, quindi sì, ci sarà. Queste sono le notizie, tenetevi sempre a smanettare sulla nostra pagina, perché ci saranno notizie a cascata. E soprattutto volevo ringraziare un ragazzo che si chiama Mitch, che ci sta dando una grossa mano con tutto questo lavoro. Non è un admin, è un ragazzo di Parma, ci sta aiutando. Quindi, ragazzi, quest'estate si spacca tutto. Detto questo, io vi saluto e spero di tornare presto con queste puntate scrause del Blink Edition Italian Show. Per voi, per vostre mamme e per la patria.